Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono le somme e sottrazioni tra frazioni algebriche. Partiamo con un esercizio. Ho tre frazioni separate da segno più e segno meno. La prima cosa che devo fare è andare a trovare l'MCM, ovvero il minimo comune multiplo. Tra 2, 6 e 9 l'MCM è 18, cioè quel numero che si divide per tutti e tre i coefficienti, 18 diviso 2, 9, 18 diviso 6, 3 e 18 diviso 9, 2. Se non lo trovate subito, il suggerimento per ricavare l'MCM è il seguente. Devo scomporre i coefficienti 2, 6 e 9 in fattori primi, quindi 2 ovviamente è divisibile solo per 2, quindi 2. 6 è dato da 2 per 3. E 9 è dato da 3 per 3, quindi 3 alla seconda. L'MCM si trova andando a prendere tutti i fattori primi che ho individuato qui in questa colonna con il massimo esponente. Prendo 2 una volta sola e prendo 3, ma tra 3 che c'è qui e tra 3 alla seconda che c'è qua devo prendere 3 alla seconda, cioè con il massimo esponente che lo trovo. Per cui l'MCM calcolato è 2 per 3 alla seconda, ovvero 2 per 9 che è proprio 18 come dicevamo. Quindi ritornando a noi, l'MCM tra 2, 6 e 9 è 18 e per la parte letterale tra A e alla seconda abbiamo detto che per l'MCM devo sempre prendere l'esponente più grande, quindi prendo A alla seconda e tra B e B alla seconda pure prendo B alla seconda. Questo è il nostro MCM, quindi andiamo a fare i calcoli. Lui diviso 2AB, allora 18 fratto 2, 9. A se ne semplifica una e B se ne semplifica una, quindi 9AB che moltiplica 3. Poi lui fratto 6A alla seconda, 18 diviso 6, 3. A alla seconda e alla seconda si semplificano, quindi mi rimane 3B alla seconda che moltiplica il numeratore. Di nuovo, lui fratto 9B alla seconda, 18 fratto 9, 2. B alla seconda, B alla seconda si semplificano, quindi rimane 2a alla seconda per il numeratore. Ora ricopio il denominatore e andiamo a fare i prodotti. 9 per 3 27 AB, 3b alla seconda per b fa 3b alla terza, meno 2a alla seconda per a fa meno 2a alla terza. Ora, una volta fatti i calcoli, ho una frazione algebrica e quindi abbiamo visto nel video precedente sulla frazione algebrica che dobbiamo andare a scomporre in fattori il numeratore e il denominatore. Il denominatore è un monomio, cioè un unico termine, quindi non si può scomporre. Il numeratore ha tre termini. La prima cosa che mi chiede è: posso raccogliere qualcosa a tutti e tre? La risposta è no, perché tra i coefficienti 3, 2, 27 non posso raccogliere nulla e tra la parte letterale nemmeno. Seconda domanda: quanti termini ho? Ne ho tre. Qual è il prodotto notevole che come risultato mi dà tre termini? La risposta è il quadrato di binomio. Se non ve lo ricordate, vi invito a guardare la mia playlist prodotti notevoli, così li ripassate tutti quanti. Ora, il quadrato di binomio, per essere tale, deve avere due quadrati. I quadrati sono termini col segno più, quindi questo non lo considero nemmeno. L'unica possibilità sono questi due, ma 27AB non è il quadrato di nulla, quindi il numeratore non si può scomporre in alcun prodotto notevole e quindi questa frazione algebrica non è semplificabile. E se siete nel compito vi consiglio di scriverlo, perché una volta la prof non mi ha dato il punteggio massimo perché non lo avevo scritto. Come sempre passiamo a un esercizio un pochino più difficile. Ho di nuovo una somma algebrica tra tre frazioni. Come sempre dobbiamo fare l'MCM. Prima però mi rendo conto che i nostri denominatori non sono del tutto scomposti. In particolar modo il primo è una somma per differenza, perché ho due termini e ho due quadrati, quindi ve lo scrivo qui in piccolino in rosso. Questo si scompone così. Questo denominatore è già scomposto, perché? Perché è di primo grado, quindi più in basso di un primo grado non si può scomporre. Tuttavia qui noto che c'è scritto x più y e qua y più x, quindi lo riscrivo nell'ordine che mi piace di più, così. E lo possiamo fare perché, se ci pensate, fare 1 più 3 o 3 più 1 è la stessa cosa. Quindi ecco perché ho scritto questo così, nell'ordine inverso. Qua invece attenzione, perché ho y meno x, mentre qui noto che ho x meno y, quindi ho i segni opposti, perché qui ho più x e qua ho meno x,
qui ho meno y e qua ho più y. Per farlo diventare uguale usiamo questo trucchetto. Cambio segno al denominatore e quindi cambiando segno meno x è diventata x e più y è diventato meno y e cambio segno alla mia frazione algebrica. La frazione aveva segno più, quindi diventa meno. Quindi nei nostri calcoli andremo a mettere meno a questa frazione. Ora andiamo a vedere l'MCM. Devo prendere tutto quello che vedo con il massimo esponente, quindi x meno y e x più y. Ora andiamo a fare i calcoli. L'MCM diviso il primo denominatore si semplificano e quindi ricopio esattamente il numeratore. L'MCM diviso questo denominatore mi rimane x meno y che moltiplica il numeratore. L'MCM diviso questo denominatore mi rimane x più y che moltiplica meno 2x. Ora ricopiamo il denominatore e andiamo a fare i calcoli al numeratore. I primi due termini li ricopio. Qui moltiplico, quindi il primo termine per il primo meno 3x alla seconda, il primo termine per il secondo meno per meno più 3xy. Di nuovo moltiplichiamo questo, il primo termine per il primo meno 2x alla seconda, il primo termine per il secondo meno 2xy. Ora i calcoli non sono finiti perché devo andare a sommare i monomi simili. 5 meno 3 fa 2, 2 meno 2 0 perché sono opposti, quindi questi tre termini vanno tutti e tre via. Meno 1 meno 3 fa meno 4, meno 2 meno 6 e la parte letterale la ricopio. Il denominatore lo ricopio. A questo punto, una volta terminati tutti i calcoli, ci troviamo una sola frazione algebrica dove devo andare a scomporre numeratore e denominatore. Ora, il numeratore è un monomio, quindi un solo termine, quindi non si può scomporre. Il denominatore è già scomposto, perché? Perché abbiamo fatto l'MCM prima, quindi avevamo scomposto prima. Per cui, scomposizione fatta. A questo punto il secondo e ultimo passaggio, quando facciamo gli esercizi sulle frazioni algebriche, è semplificare. Cioè devo mandare via tutto quello che trovo di uguale sopra e sotto. Attenzione, io qui vedo una x, non posso semplificarla con questa x qua, perché questo è un blocco unico. Quindi per poter mandare via x meno y dovevo avere sopra x meno y. Stessa cosa, per poter mandare via un x più y, sopra dovevo avere un x più y. Non mi viene mai in mente di semplificare una y qui con una y sotto. Quindi non possiamo più semplificare e il risultato di questa frazione algebrica è lui. Dopo aver visto tutte le tecniche pratiche per svolgere gli esercizi sulle frazioni algebriche, ora è arrivato il tuo momento. Questa è la palestra di esercizi che ho preparato per te. Mi raccomando, fai pratica. Come ogni palestra, la continuità è quello che fa la differenza, quindi è molto importante allenarsi con costanza e determinazione. E anche per oggi è tutto. Spero tu abbia fatto tutti gli esercizi che ti ho passato senza sbirciare nelle soluzioni. Comunque, se c'è qualche esercizio che non ti è venuto, fammelo sapere e scrivimi in chat, così ti aiuterò. Ricordati, questi sono come degli allenamenti in palestra e quindi pian piano, con costanza e pratica, arriverai al risultato finale. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima playlist.